E l'altro film di cui parliamo invece è molto bello, si chiama L'infanzia di un capo ed è diretto da Brady Corbett, è un film che è stato presentato e anche premiato alla mostra di Venezia dell'ultimo anno e è un film molto interessante, tratto da un racconto di Jean-Paul Sartre. Siamo appunto all'indomani della prima guerra mondiale, a pochi passi da Parigi, nella casa lussuosa di un diplomatico che sta firmando, sta preparando, insomma, il testo dei famosi e fondamentali trattati di Versailles. Quello che ci racconta il film è molto interessante. C'è un bambino, figlio unico, in questa famiglia di una molto anaffettiva, una famiglia fredda dove vigono regole molto autoritarie. Questo bambino decenne cresce appunto nei corridoi di un po' bui, freddi, oscuri di questa casa lussuosa dove evidentemente non c'è amore. Ha degli scatti d'ira che sono legati appunto ai provvedimenti che prendono i genitori per cercare di educarlo, ma quel tipo di educazione autoritaria, senza amore, senza comprensione, senza dialogo, che cosa potrà provocare? Lo vediamo nell'ultima scena, dove il protagonista, ormai adulto, sta per recarsi a un grande raduno che ha tutte proprio le caratteristiche di un grande raduno di nazismo nascente. Film che fa riflettere, film interessante, coraggioso. Sullo sfondo c'è anche un Robert Pattinson che poi si capisce a metà storia essere l'amante appunto della moglie, della madre del bambino, che è Bernice Bejo. Aspettiamo Brady Corbett e i suoi prossimi film, che saranno sicuramente buoni come questo, da vedere.